Inevitabile, insomma, parlare di questo debutto di due franchigie italiane nella Celtic League, della Magners League. Per la prima volta ci sono due squadre italiane. Per voi è la prima stagione, è la stagione del debutto dell'Italia del rugby in questo torneo. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti? Ma sicuramente affrontiamo un campionato nuovo di, sapete benissimo, di un livello altissimo. Ci sono 4-5 squadre, tra cui la prima, il Munster, proprio che affrontiamo sabato, tra le più forti d'Europa sicuramente. Allora, affrontiamo a viso aperto, sono comunque delle squadre di rugby, noi ci stiamo preparando al meglio tutti i giorni, su ogni aspetto, per affrontare nel miglior modo questa splendida avventura. E niente, vediamo un po' durante l'anno cosa riusciamo a fare. Gli obiettivi comunque sono quelli di dimostrare ai celtici che anche noi italiani possiamo stare a questo livello, nel senso. Senti, guardando il calendario, vi siete fatti un'idea di quante possono essere le vittorie per quest'anno, a parte il derby col Benetton? Senti, detto bene, ha un'importanza particolare quest'anno. Però, bah, guarda, io penso che ogni partita è a sé. A rugby si sa che ogni partita bisogna dimostrare chi è più forte in campo. Quindi, no, direi che in particolar modo non abbiamo nessun casello questa settimana nella quale ci siamo dati un obiettivo particolare. Comunque, tutta la domenica è dimostrare in campo di poter vincere contro chiunque. Senti, io ho appena sentito stamattina Vittorio Munari del Benetton, ci ha detto che sì, è vero, è un derby, però non è così sentito come se fosse il campionato italiano e tutto sommato le due franchigie hanno degli obiettivi in comune. Poi in campo si va anche per far festa. Concordi con questa, diciamo, con questa definizione della partita tra Aironi e Benetton? Ma io non voglio andare contro nessuno, se ci vediamo, però penso che sia giusto che chiaramente le italiane diciamo, vadano nella stessa direzione, cioè devono comunque tutte e due dimostrare tanto e sicuramente magari andare di pari passo o comunque lavorare insieme, però ciò non toglie che in campo bisogna, cioè io voglio vincere contro Treviso, in dubbio questa cosa, io come penso tutti gli eroi, nel senso. Diciamo, non c'è nessun tipo di derby particolare, quello magari è vero, ma comunque è una partita contro una squadra italiana e ci sarebbe gusto sicuramente a batterli. Senti, ti chiedo una domanda un po' più organizzativa. Insomma, è stato chiesto al rugby italiano di cambiare marcia per rimanere competitivo a livello internazionale. Organizzazione, gestione, professionalità, questi sono i punti che erano stati richiesti per la partecipazione alla Magners League. Li hai ritrovati nella preparazione di questo Sì, guarda, qui c'è campionato? veramente un ottimo ambiente, abbiamo un centro sportivo di altissimo livello, uno staff completissimo che ci permette di lavorare al meglio nella palestra, in campo, recupero, alimentazione, tutto, quindi siamo seguitissimi, quindi un bel passo avanti abbiamo fatto, diciamo, dalla top 10. Ok, ultimissima cosa prima dei saluti e ti ringrazio della disponibilità. Voi giocate subito contro i campioni del Munster, hai detto prima tu, sono i più forti d'Europa forse. Forse sì. Forse sì, però vedremo poi durante l'anno se sapranno rimanere ad altissimi livelli. Una domanda che ci arriva spesso anche qua in redazione è: ma cosa fate poi nel famoso terzo tempo una volta finita la partita? Vabbè, adesso beh, niente di che, alla fine ci prendiamo, mangiamo un boccone con l'altra squadra e magari ci prendiamo una birra chiacchierando con qualcuno che si conosce un po' meglio, qualcuno che ha giocato insieme magari. Poi purtroppo adesso spesso il terzo tempo con noi è abbastanza veloce che devi prendere l'aereo per tornare a casa abbastanza di corsa, quindi diciamo che è un po' meno lungo, senza troppe feste come magari poteva essere prima. Perfetto, Giulio, grazie mille, un grossissimo Ciao. in bocca al lupo e ci Senti, sentiamo grazie. presto per gli Ciao ciao. aggiornamenti. Ciao, ciao, ciao.